professoressa. Grazie. Prima di presentare il mio contributo a questa importante giornata di studi, desidero ringraziare l'ISPRA per il cortese invito a presentare l'importante opera di Maurizio Ioini, Letizia Pamparoni e Rita Piezzi, dedicata alle microfacies e microfossili delle successioni carbonati e retacee dell'Appennino abruzzese laziale, frutto di decenni di intensa attività di ricerca. Il volume 17 delle Memorie dell'Arte Geologica contiene una straordinaria mole di dati biostratigrafici e micropaleontologici di fondamentale importanza per lo studio degli ambienti di piattaforma dell'Appennino centrale. Le numerosissime tavole 223 di cui ho istituito l'Atlante, splendidamente realizzate, illustrano in modo chiaro ed efficace i microfossili e le microfacies più rappresentative e hanno caratterizzato l'evoluzione paleogeografica di quest'area tetidea. Oltre al merito scientifico degli autori, va riconosciuto alla direzione del Servizio Geologico dell'ISPRA e a tutto lo staff redazionale il rilevante apporto fornito con quest'opera di grande prestigio alla comunità scientifica e alla formazione didattica e professionale del geologo. Per ragioni di tempo non mi soffermo oltre sull'opera e sarà compiutamente illustrata subito dopo dagli autori. Mi limiterò ad alcune brevi considerazioni sull'apporto della biostratigrafia allo studio delle successioni carbonatiche, illustrando alcuni esempi e facendo riferimento a qualche riflessione storica sulla vita come misura del tempo. Prego la successiva. Allora, il mio contributo è praticamente articolato in quattro punti fondamentali: la biosfera e i sistemi carbonatici di piattaforma, la vita come misura del tempo, la biostratigrafia, biozone nell'Appennino centro-meridionale, e linee fileti e biozone a macroforaminiferi. La prossima. Per la prima parte, il primo capitolo, per quanto riguarda la biosfera e i sistemi carbonatici, ho preso come alcune immagini dal Fluel del 2004, del rosso volume dei suoi carbonati. Ricordando questa frase rimasta celebre del Fluel, limestone are biological sediments. Quindi parto da questo concetto. In questa immagine, messa sottolineata in un verde forse troppo pallido, si nota nel Cretaceo quali sono i più frequenti organismi presenti. Vedete sotto una leggendina: abundant, common, non fosse il record. Allora, i più abbondanti, vedete subito, sono i alci microbi, le alghe alare, i foraminiferi, naturalmente facce spelagi e le pionelle, ma non è il nostro caso, le facce carbonatiche, le spugne, i coralli, briozoi, eccetera, e basta, i più frequenti. La prossima. In quest'altra immagine, abbastanza significativa del Fluel, a proposito della frequenza del giurassico al cenozoico delle dasi radacee, ho messo in verde quello che riguarda tra il giurassico superiore e il cretaceo inferiore, e si vede l'ame è soprattutto raggiunto nel barremiano, può corrispondere all'altro ame che si raggiunge nel paleogene. In questa terza, ora diapositiva presa dal Fluel, mettendo in evidenza il cretaceo, si vedono la composizione soprattutto degli organismi che costituiscono le piattaforme carbonatiche. E sono, come vedete, i alci microbi, soprattutto i foraminiferi, e le alghe. Quindi
Questo per dare un'idea della composizione di ali di piattaforma, visto proprio su un aspetto, diciamo, sedimentologico e biologico assieme. La prossima. Questa invece è una immagine presa da un recente volume di Elton del 2010, dove si vede nel vecchio e nel nuovo mondo l'espansione delle piattaforme e le loro diciamo, di adimento di queste fattorie abbonati che costituiscono le piattaforme, e segnati anche i maggiori eventi di crisi. La prossima. Andiamo al secondo punto. Purtroppo per ragioni di tempo non posso soffermarmi su ognuno di questi punti più di quanto avrei voluto. Intanto la stratigrafia parte con la vita come misura del tempo, da questo concetto storico, e l'uomo scoprì il tempo è riconosciuto James Hutton, e una celebre frase del Old dice: ha fatto saltare i confini del tempo offrendo al pensiero umano il più significativo e rivoluzionario contributo della geologia, l'abisso del tempo. Senza avere il concetto del tempo non si poteva parlare di stratigrafia. La prossima. E qui è una bella immagine, della bella fotografia, un bel disegno di Hutton. Un libro, una dissertazione, e ha dato poi sviluppato questi concetti. La prossima. Un'altra figura, e non possiamo non dimenticare, è William Smith, e viene ritenuto il padre della stratigrafia. Infatti lui dimostrò la presenza di ammoniti in successione giurassiche in Inghilterra attraverso la celebre opera Tavola degli strati, mettendo in correlazione gli strati con il loro contenuto fossilifero. Qui arriviamo alla biostratigrafia. Naturalmente ho saltato moltissime figure illustri perché, ripeto, il tempo non lo poteva consentire. Andiamo avanti e andiamo a Roberto Hoppe, il quale intanto ipotizzò i primi eventi di estinzione e di comparsa di specie nuove, quindi biostratigrafia nel vero senso proprio del termine, nel tentativo di conciliare la visione fissista di un tempo con un modello più dinamico. Tra l'altro si dimentica che lui fu il primo a riconoscere i foraminiferi al microscopio. Questo è il suo libro da dove la sua dissertazione su questi minute bodies. Il prossimo. A quel punto, facendo molti salti da Lyell al Darwin, ricordiamoci l'attualismo di Charles Lyell, come il presente la chiave del passato, un altro concetto fondamentale, e qui vedete il suo ritratto e il suo libro. Avanti, il prossimo. A un certo punto compare fortemente nella scena, nel panorama scientifico internazionale, la figura di Charles Darwin. Le concezioni evoluzionistiche nel contesto della geologia stratigrafica, cioè il primo è mette in relazione praticamente l'evoluzione o la geologia stratigrafica. Era molto legato alla figura di Charles Lyell, tant'è vero che quando partì un celebre brigantino portò con sé la copia dei Principles of Geology. La prossima. E così abbiamo un po' chiuso questo ricordo storico sulla biostratigrafia, e secondo me valeva la pena di puntualizzare. Per quanto riguarda la biostratigrafia, le biozone e l'Appennino centro-meridionale, ho voluto ricordare i capisaldi fondamentali di questa storia biostratigrafica dell'Appennino, prendendo questi dati dalla penultima memoria di Iocchini, sempre pubblicata nel Servizio Geologico del 2008, Iocchini et al., dove cita appunto questi autori, Sartoni Crescenti e via via Farinacci e Radojcic, le principali tappe. Certo, qua si rischiava di dimenticare moltissimi lavori, moltissimi autori, ma
mi sono, diciamo, richiamata Iovini alla sua esperienza nel ricordare questo quest'elenco. La prossima. E quindi ho voluto riportare per un omaggio storico al lavoro di Sartoni recenti, rappresentato probabilmente la prima tappa della stratigrafia dell'Appennino dal Lias al Paleocene, con le sue note cenozone, e poi sono state riviste, rivisitate, diciamo ristudiate, superate qualche volta e suddivise dagli altri autori, però mi piaceva ricordare questo primo tentativo. La prossima. Infatti mi piace anche ricordare un'immagine che viene proprio da Sartoni recenti, una bella immagine per quell'epoca, molto bene rappresentata, sono passati degli anni, la fotografia ha fatto grandi progressi, così metodi, diciamo, di stampa. E un bel esempio, c'è il Violina Fallas, una cenozona di un Violina Pavone. Andiamo avanti. E qui, sempre ripercorrendo per rapide tappe, il Farinacci e Radojcic, o la relazione fra serie giuresi e retaci e dell'Appennino centrale e delle dinarie esterne. E qui è il loro disegno regionale, o le loro zone. Andiamo avanti, e vi faccio vedere due immagini della Farinacci e della Radojcic, molto belle, appunto delle arenite Nezzazza Simple, e poi a Numbolo Olina Aimi, e c'è ancora un'altra del Cenomaniano, ancora un'altra del Maastrichtiano, a Siderolites e all'Atmosfera Tergestina. Queste due autrici hanno messo in evidenza i stretti rapporti geologici e paleogeografici che esistono, tra le Dinaridi e l'Appennino. Andiamo avanti. E qui veniamo all'importante opera del 2008 di Iovini e Italia, vari autori, e da cui poi parte, credo sia, non so, correggimi Maurizio, la tappa fondamentale per questo secondo volume. Andiamo avanti. Questa è l'area studiata e poi è riproposta anche nel secondo volume. Andiamo avanti. E qui, molto rapidamente, non mi dilungo a descriverle, delle biozone distinte per piattaforma abbonati a interna, retromargine, poi la prossima, per piattaforma generale, poi avanti la prossima, e della parte, la scarpata esterna, e appunto sono state le basi di partenza delle biozone, e Iovini ripropone maggiore ampiezza di dati, sia a livello di biozone sia a livello di studio dei microfossili, e di cui parlerà lungamente Maurizio Iovini. Io pensavo di parlarne un po' di più, però fra poco questo verrà illustrato ampiamente. La prossima. Ho prima però di lasciare ancora Iovini e tal, l'altra monografia del 2008, ugualmente molto importante, ho voluto mostrare qualche bella immagine, qualche bella microfaces molto rappresentativa, appunto proposta da questi autori per il Cenomaniano inferiore, superiore, parte inferiore, parte sommitale del Cenomaniano inferiore. Andiamo avanti. Adesso passo all'ultimo punto. Mi hanno detto di dover rispettare assolutamente gli orari e cerco di restare negli orari prefissati. E vorrei parlare un attimo sulle linee filetti e biozone a macroforaminiferi. Qualche esempio storico sulle lumulitidi e alveolinidi, e poi anche qualcosa di nuovo è stato applicato molto sulla ricerca petrolifera, facendo degli esempi attualmente da vari autori, tra cui me stessa.
andiamo avanti. Qua sono le due celebri, una delle due celebri immagini del Story e dell'Otin sulle al violino di e proprio studiando l'evoluzione di queste linee fileti è riuscito a diciamo distinguere i vari intervalli biostratigrafici. Non mi dilungo un'immagine storica, ma l'ho voluta ricordare perché se non è la prima è perlomeno quella una delle più convincenti. La seconda è questa, è di Schaub, ovviamente un esempio classico, dove sia negli esemplari macrosferici, questi piccolini, e microsferici, quelli più grandi, ma legato, come ben sapete, alla dimensione dell'embrione, sia sulla numolite e sia sulle asiline, ha voluto far vedere delle serie filetti, distinguendole poi e possono distinguere vari intervalli di tempo. Veniamo all'ultima, vorrei parlare delle linee filetti e degli ortolinidi. Queste linee filetti, e io vi farò vedere abbastanza rapidamente, sono state applicate, come vedrete fra poco, allo studio soprattutto della piattaforma arabica, alla geologia del petrolio. Vedremo l'esempio, diciamo, in immagine. Come vedete, questa linea filetica, per esempio, comincia con un embrione centrico, piccolo, e diviene sempre più grande, e diviene da eccentrico diventa centrale, e piano piano cominciano a comparire le amerette subembrionali e poi completamente chiudono l'embrione. Queste varie fasi non sono teoriche perché, se guardate le microfacies, da 1, 2, vedete la corrispondenza della sezione della sezione sottile dell'obitolina, lo vedete in immagine e lo vedete rappresentato graficamente, e così via. Vedete l'ultima, il pallobitolino di Zedini, lo vedete qui. Quindi questo per, diciamo, vedere il confronto tra un disegno che non è teorico, ma è veramente confortato da sezioni sottili. La prossima è stata per fortuna colorata, scusatemi, qualche errore, ci voleva una Y, c'è qualche errore. Lo stesso, un'altra linea filetica, l'embrione dai centri o diventa centrale, e lo stesso. E le amere subembrionali sempre più importanti e completamente rivestono l'embrione. Come vedete, le potete seguire nell'embrione eccentrico della ormi, e poi per salire agli altri esemplari, alla fine alla mesorbitolina aperta, rappresenta questo disegno. Andiamo avanti. Allora, veniamo all'applicazione, perché diciamo l'idea di fare delle linee filetti è di non applicarle poi sul terreno, cioè passare dalla micropaleontologia, dalla biostratigrafia, passare proprio alla geologia stratigrafica, all'applicazione nella geologia del petrolio è abbastanza importante. E questa è una sezione molto bella dell'Oman, Wadi Muaydin, l'affioramento Wadi Muaydin della parte orientale della piattaforma arabica, e sono state divise, è stata studiata attraverso queste zone, queste biozone filetiche a orbitolinidi, cioè sono state applicate, come vedrete anche dopo, a queste successioni. E questo è un lavoro diciamo condotto da moltissimi autori, e ha implicato tanto per l'Iranian National Iranian Oil Company, la Merz, la Total per i pozzi di Abu Dhabi, molti studiosi che hanno fatto isotopi, per esempio Andreas, il nome, in questo momento non ricordo il cognome, insomma,
è stato un gruppo di persone, tra cui appunto Rolf Schroeder qui presente, io stessa, e abbiamo potuto studiare una quindicina di affioramenti importanti e pozzi petroliferi, dove c'è stato un sentito. I dati a disposizione sono ben più numerosi. E per darvi un'idea, questo qui, questo quadretto tondo, è un'automobile, per darvi un'idea di queste sezioni. E sono state appianate in elicottero, ovviamente grazie alla potenzialità delle società petrolifere di questa regione. Andiamo avanti. Questo schema è un grosso lavoro pubblicato in Georabia, questo. Si vede appunto queste zone, queste zone filetti, e la prima non ve l'avevo fatto vedere, sempre per ragioni di tempo, era la Monsella Retroditio Onus, e io parlo di Bettolina, e questi ultimi due invece vi ho mostrato. Vedete come le forme si susseguono una all'altra dal punto di vista filettico, filogenetico, e in rosso sono state segnate quelle presenti, osservate nella Placca Arabica. Andiamo avanti. Questo è uno schema generale della sempre legata a questi studi, dove si vede qui le zonazioni abitolinidi, applicando proprio queste linee fileti, la comparsa di alcune forme importanti, correlate con le zone ad ammoniti. Questo è stato possibile perché in varie zone, sia in Europa, soprattutto in Francia, in Spagna, potrei citare il Maestras, o potrei citare le zone Pirenei, lo stesso importanti affioramenti francesi, adesso, dove sono presenti delle alternanze svizzere intorno di Ginevra, alternanze marnose, si interalano ari di piattaforma, cioè nella parte più esterna della piattaforma, quindi la possibilità di poter relare anche le zone a foraminiferi. È stato l'età e la datazione radiometrica di queste zone. E questo, ripeto, è un'immagine d'insieme, frutto del lavoro di tanti, scusatemi, i livelli anostici, dove più o meno a me corrispondono, e ha trovato appunto un'applicazione pratica nella geologia del petrolio. Andando avanti, ritorniamo un attimo in Appennino. Scusate, devo assolutamente bere. E quindi, ritornando rapidamente all'Appennino, al famoso livello a orbitoline, tra virgolette, in realtà non c'è il vero genere orbitolina, sensu rieti del 1969. E questo rettangolo grigio rappresenta quello che corrispondeva per rieti a livello orbitoline. Questo per quanto riguarda le murge. E in un lavoro precedente fatto con il professor De Castro, invece, abbiamo visto il livello orbitoline nell'affioramento di Monte Tabenna, in realtà è un po' più alto, corrisponde alla parva, a una mesorbitolina parva. Quindi ci sono due: ci sono vari livelli orbitolinidi, oppure c'è una migrazione di ambienti, e questo è materia per i sedimentologi, per verificare questo dato. Bisognerebbe poter studiare i vari livelli orbitolinidi e vedere la loro età e i loro rapporti. Per finire, andiamo avanti, mi piace per finire con un bell'immagine, bello schizzo di Bruno D'Argenio, che, come sapete, è bravissimo a fare questi disegni così di getto, anche come maestro delle piattaforme, insigne studioso e poi grandissimo amico. Come vedete, i campioni qui nel
Olti, la ollina di Ampioni, il geologo sale la scaletta e col martello ampiona la successione. Grazie, ho finito.